L'associazione Giovanni Panunzio di Foggia ha incontrato questa mattina gli studenti del Pascal per parlare di legalità e della memoria vivente legate alle vittime di mafia nell'anniversario della morte del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli uomini della sua scorta, avvenuta il 23 maggio del 1992. E mentre a Palermo si compiva la strage di Capaci, a Foggia, a distanza di pochi mesi, veniva assassinato il 6 novembre del 1992 l'imprenditore Giovanni Panunzio. Allora nel 92 il 23 maggio, quando è successo la strage di Capaci, a Foggia non si parlava di mafia, cioè a Foggia la mafia non c'era, non esisteva. Invece noi come famiglia e soprattutto Giovanni eravamo già da 3 anni sotto estorsione. Camminare alla nostra età con le macchine blindate dentro Foggia, accompagnare i propri figli a scuola con i poliziotti, entrare dalla parte di dietro della scuola perché dalla parte di avanti entrano i prepotenti che hanno gli stessi figli che vanno nella scuola, nella stessa classe con i nostri figli. L'incontro organizzato presso l'Istituto Pascal ha visto la partecipazione di Don Aniello Manganiello, prete di Scampia, che ha combattuto la camorra, il presidente dell'Associazione Giovani Avvocati Valerio Vinelli, Dimitri Loi, presidente dell'Associazione Giovanni Panunzio e Giovanna Belluna, vicepresidente nonché nuora dell'imprenditore Giovanni Panunzio, da anni impegnata nel percorso di legalità nelle scuole della Capitanata. Che cos'è la mafia? Secondo me la mafia è tutto ciò che porta restrizione, limiti. Cioè, vedo la mafia come qualcosa che ci impedisca di vivere al meglio la nostra vita. La tua giornata, normalmente, di cosa è fatta? Beh, scuola, compiti e poi amici. Ecco, se qualcuno ti impedisse di fare queste cose, cosa accadrebbe? Beh, limiterebbe la mia vita, quindi non so come mi sentirei. Forse ad un certo punto sarebbe meglio anche non vivere più a questo punto, sarebbe un non vivere. Il senso di questa giornata, che cosa ti è rimasto, che cosa hai appreso? Vabbè, sicuramente è una giornata importante perché comunque bisogna sensibilizzare i giovani su queste tematiche che comunque nella nostra città sono molto forti. A me rimane comunque veramente una bella esperienza perché sentire parlare di queste cose a me che sono giovane mi spinge a riflettere un po' su quello che la nostra città sta vivendo.